Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, io non mi voglio incazzare ragazzi, non mi voglio incazzare, ma oggi dovevate vincere almeno per l'onore di Genova, ragazzi. Cioè, veramente, oggi dovevano vincere e neanche oggi hanno vinto. Capisco che l'Ucraina, secondo me, nel complesso non meritava proprio il pareggio. A parte che dopo l'1-1 hanno avuto due occasioni clamorose per segnare, una qua traversa e l'altra quasi porta vuota di testa. Ma prima Donnarumma aveva fatto anche un mezzo miracolo. Sul gol Donnarumma, ragazzi, non poteva fare niente perché ha avuto culo e il pallone è stato, come dire, angolatissimo e, ragazzi, è imprendibile. Il gol di Bernardeschi è venuto da un errore del portiere, ragazzi. Quindi, se no, manco quel gol facevamo, perdevamo pure. Ragazzi, l'Italia ha avuto un po' di occasione nel primo tempo con Insigne, con Chiesa, ragazzi. Però, sì, ha giocato e ci è mancato il gol. L'abbiamo trovato nel secondo tempo e poi ci siamo fatti pareggiare, ragazzi, come dei patacca. Scusate il termine, come dei baccalà, ragazzi. Cioè, forse, senza offesa, degli idioti, forse dopo il gol erano più convinti di portare a casa questo risultato, per quanto era un amichevole, però, ragazzi, anche quelli dell'Ucraina, ragazzi, hanno fatto, come dire, si sono presentati fuori dal Ponte Morandi con tutti i giocatori dell'Italia, perché anche loro giustamente erano dispiaciuti, quantomeno lo spero, che non l'abbiano fatto solo per fare propaganda. Ragazzi, io non ho nulla contro l'Ucraina, ragazzi, infatti spero che l'abbiano fatto proprio perché veramente hanno capito che è stata una vera e propria tragedia. Al minuto 43 tutti sono fermati in nome delle vittime del Ponte Morandi, 43 ragazzi, però veramente stasera dovevate vincere, stasera dovevate vincere l'onore di Genova. Io non è che mi posso qualcosa tanto lamentare, perché alla fine secondo me il pareggio non ci stava relativamente, perché secondo me avremmo potuto vincere anche noi 1-0 o 2-1 anche, per l'amor di Dio. Però veramente ragazzi, dopo il gol, dopo il pareggio dell'Ucraina, dopo il gol, mamma mia ragazzi, non abbiamo fatto più nulla, giusto proprio qualcosina, ma proprio una puntina nel finale, ma raga, poco. Domenica abbiamo la Polonia, io farò la live dal vivo, ragazzi, anche scritto ricambi, e spero che vinceremo, ragazzi, contro la Polonia. Penso che Szczęsny, non lo so, potrà essere titolare, ragazzi, con Szczęsny sarà più difficile, con Szczęsny, perché Szczęsny è più forte di Fabianski, secondo portiere della Polonia, ragazzi. Quindi non so, si vedrà. Comunque, per stasera, ragazzi, abbiamo pareggiato, ragazzi. Io non voglio incazzarmi, ma un po' mi rode il culo per questo pareggio, perché oggi dovevate vincere l'Onore di Genova. Ragazzi, mi raccomando, lasciate un like, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ragazzi. Io vorrei fare un saluto a Giuseppe Gentile, Giuseppe Settimo Basso Gentile. Iscrivetevi al suo canale, ha fatto anche un prank, ragazzi. È un prank, ho fatto un video di complimenti per i 1300 iscritti, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale di Giuseppe Gentile, Giuseppe Settimo Basso Gentile, ragazzi, che anche lui è juventino, grande. Vabbè, detto questo, ragazzi, io vi saluto. Ah, mi è stato chiesto di salutare un po' i miei compagni di classe, Sofia Mazzilli, su Instagram Sofia.Mazzilli, Sara.Arcangeli, e ragazzi, mi chiedono di essere salutate, e io giustamente saluto Emissimi, e poi chi altro ancora? Mi sono dimenticato nessuno, mi sa, nessuno. Vabbè, ragazzi, lasciate un like, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ragazzi, io vi saluto, ciao, fino alla fine. Forza Juve, però dovevate vincere stasera. Ciao raga, fino alla fine. Bella, ci vediamo domenica per il Polonia Italia.